siete veramente tanti, sono più di 100 iscritti alla fiaccolata che faremo stasera dopo le 5:30. E la fiaccolata dell'amicizia e memoria di Anna. Dopo potremo avere delle testimonianze, ma la prima testimonianza, il primo benvenuto, lasciamo la parola al sindaco di Auronzo di Cadore di Misurina. Grazie. Grazie a tutti voi di essere presenti qui così numerosi e partecipi a questa occasione di incontro e di riflessione, perché questo è un momento di riflessione che riguarda tutti noi, riguarda le famiglie delle persone, dei ragazzi che sono stati curati negli anni presso l'Istituto Pio XII e riguarda noi cittadini, la comunità di Auronzo, perché la struttura è un fiore all'occhiello della nostra comunità. E quindi il Comune, come oggi è partecipe a fianco alla vostra fiaccolata, tiene alta la soglia dell'attenzione e tiene monitorata l'evolversi della situazione. Noi siamo fiduciosi che poi le cose evolvano per il meglio, purtroppo in questo momento la struttura è chiusa, però ci crediamo e siamo positivi su questo. Ci siamo, come ci sono anche tutte le altre parti istituzionali, e tutti noi vorremmo credere in questo sogno, che l'istituto riapra e ritorni ad essere quel fiore all'occhiello che è stato per tanti e tanti anni. Quindi grazie ancora, proprio un breve saluto da parte dell'amministrazione comunale e della comunità di Auronzo. Grazie a voi e buon proseguimento di questo momento di riflessione. Grazie al sindaco, a lui e all'amministrazione. Perché se siamo qui oggi, non solo con il patrocinio del Comune, ma con tanto aiuto da parte dell'ufficio tecnico, dei vigili urbani, della protezione civile e tutta la struttura del Comune, che abbiamo trovato disponibile, abbiamo trovato veramente un clima di amicizia. Quando abbiamo parlato del Pio XII abbiamo aperto porte automaticamente. Significa che questa è sensibilità da parte loro. E quindi noi ci siamo sentiti subito ben voluti e quindi siamo qui anche per questo. Siamo qui perché quella struttura che ci fa da sfondo, che forse voi conoscete, forse sì, forse no, qualcuno si è aggregato forse all'ultimo minuto, è una struttura che è chiusa da 2 mesi, ha subito nella sua storia 2 chiusure, certo, durante le guerre mondiali, e si è sempre ripresa sia dalla prima che dalla seconda, trasformandosi la prima volta in un albergo e poi in casa di cura. Questa è la terza chiusura per un motivo che ci sfugge, un motivo economico, un motivo di tutta una serie di problemi che si sono negativamente sommati, però ecco, questo è da 2 mesi. Noi non ci stiamo, noi come ex, come genitori, come Federasma, come amministrazione, noi vogliamo bene quella struttura, ha curato migliaia di ragazzi. Non vogliamo che sia chiusa. Ecco, questo è l'augurio che ci facciamo in questo pomeriggio ed è anche un ringraziamento a voi, perché non è facile portare 100 persone a Misurina in pieno inverno a fare una fiaccolata per una cosa che sembra al termine della sua vita. Sembra al termine della sua vita, ma noi non ci crediamo. E io pensavo questo, noi non siamo qui per fare il vento così che soffia una volta, noi vogliamo essere roccia che sta qui e vogliamo essere presenti, vorremmo essere presenti anche qualora la struttura riaprisse, quindi ex, quindi genitori, quindi Federasma che raduna tutte le associazioni che fanno capo, no, alle allergie, all'asma, cioè vogliamo essere dalla partita, vorremmo essere dalla partita, parliamo, quindi sembra che interessi solo a noi la chiusura, e questa è una fatica nostra ed è una cosa che ci fa male. Sembra che interessi solo dal basso la chiusura. Sentiamo poche voci e quelle poche che abbiamo sentito sono tutte voci un pochino alterate. Noi vogliamo ripartire di qui, ma ripartire con un tono di amicizia, di riconoscimento, di riconoscenza alla struttura, con la giusta rivendicazione se serve, ma senza accusare e puntare il dito a nessuno. Però sarebbe bene che riaprisse con noi, con tutte le voci, con tutte le voci. Ecco, quindi il sindaco si è impegnato
a tenere monitorato la situazione, e questo ci fa molto piacere. Quindi annullare tutte quelle voci che facevano sì che la struttura sembrava si perdesse, sembrava si trasformasse, eccetera. Non lo so, nessuno ha la sfera magica. Però se sappiamo che il comune ha gli occhi puntati e quindi tiene sotto controllo la situazione, questo ci fa molto piacere. Quindi vogliamo esserci, vogliamo starci, così come oggi, accenderemo fiaccole che saranno luce e calore. Quello che manca all'istituto, se voi lo vedete stasera, è buio, freddo, chiuso. Io lo vedevo ieri sera in mezzo alla neve, sembrava un blocco di roccia, freddo, chiuso. C'è anche qualche anta che sbatte perché non è stata chiusa bene. Veramente una tristezza veramente infinita, pensare a tutta la gente che è passata e tutte le persone che sono guarite. Quindi deve riaprire, e lo deve per chi ci ha lavorato, e qui sono rappresentati gli insegnanti, ci sono alcuni insegnanti, ci sono alcuni inservienti, alcuni animatori, per il personale religioso che c'è stato, per i ragazzi, per il personale medico. Lo deve per tutte queste figure. Lo deve per i ragazzi che erano lì in cura, che adesso stanno cercando altre situazioni, altre soluzioni. Lo deve per i ragazzi che erano in cura e che stavano aspettando di tornare, come Anna, che oggi ricordiamo. Quindi per tutte queste figure il centro deve riaprire in qualsiasi forma, ma ancora per la tutela dei ragazzi, per il buon respiro. Questo noi ci auguriamo. Io rappresento ormai gli ex senior, ci chiamano così per non chiamarci i vecchi, no? Quindi gli anni 70, sapete che dal 1970 l'istituto è diventata casa di cura. Ecco, noi eravamo lì nei primissimi anni 70, quindi è cambiato il mondo certamente da allora, per carità. Però ecco, noi quando ci troviamo fra di noi, sapete cos'è la frase che ci ricorre di più? Siamo stati ragazzi fortunati. Questo ricorre fra di noi. Certo, allora erano pianti, erano tutto quello che volete, e ce lo diciamo adesso a 50 anni e più. Però siamo stati ragazzi fortunati. Significa che qualcuno di noi lì ha trovato la salute. E quindi siamo stati ragazzi fortunati. E vorremmo che ancora ragazzi dicessero in futuro questa frase. Siamo stati curati a misurine, siamo stati ragazzi fortunati. Ok? Grazie, io vi ringrazio, e con me c'è tutto un gruppo che ha organizzato, anzi Federasma, Sara, Jessica, siamo qua, quindi anche la testimonianza passa a loro, e anche a chi tra di voi vorrà dire una propria testimonianza, un proprio pensiero, siamo liberi, perché sapete che poi dopo verso le 5 ci sposteremo per accendere le nostre fiaccole un pochino più avanti, faremo il percorso verso il lago, e poi ci troveremo là all'istituto per dare veramente luce e calore a una struttura che adesso è veramente spenta, vuota, fredda, ma non vogliamo che sia così. Ecco, io dico adesso a Sara, che ha un bellissimo pensiero da leggervi, questa riflessione, ascoltatela con gli occhi chiusi, guardando e pensando quello che vi fa più bene, però ecco, fatelo con il pensiero di tutti questi ragazzi. Grazie.